Trapani, due persone arrestate dai carabinieri durante un servizio di controllo. Mazara, la polizia arresta in flagranza un tunisino per furto in un ristorante. Trapani, individuati dalla polizia, presunti autori di alcuni incendi tra vari comuni. Politica, patto di fine legislatura tra il gruppo Attiva Sicilia e il governatore Musumeci. Calcio, il Mazara chiude con sconfitte della testa e triangolari per andare in Serie D. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. La polizia ha individuato i presunti autori di alcuni incendi tra Cussonaci, Valdelice e Monte Cofano. Il servizio. Sono ritenute responsabili di aver appiccato numerosi focolai tra le zone di Cussonaci, Valdelice e Monte Cofano alla fine dell'agosto 2020 le due persone identificate dalla squadra mobile della Questura di Trapani destinatarie di provvedimenti cautelari. In particolare due uomini, un 46enne con precedenti penali ed un 35enne, entrambi allevatori residenti a Cussonaci, avrebbero attivato diversi roghi utilizzando del materiale incendiario a lento innesco, lanciandolo da veicoli in diverse zone vicine al litorale, creando così numerosi ed estesi focolai che avevano richiesto l'impiego di mezzi terrestri ed aerei antincendio. Le fiamme, estese particolarmente, avevano lambito diverse zone abitate e reso inservibile un camper turistico, mettendo in serio pericolo anche le abitazioni. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Trapani. Alla base degli incendi ci sarebbero state alcune controversie tra allevatori per ragioni di pascolo. Al 46enne, accusato anche di aver appiccato un altro rogo il 30 agosto 2020, è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare che ha disposto per i domiciliari, mentre per il 35enne è scattato il divieto di dimora nei comuni di Cussonaci e Valdelice. I due indagati, cui è stato contestato il reato di incendio boschivo, sono stati destinatari anche di decreti di perquisizione eseguiti con unità cinopere specializzate nella ricerca di materiali esplodenti. E da ieri pomeriggio e per tutta la notte un incendio a partire da via per Monte Bonifato ha interessato il lato nord-ovest del Monte Bonifato ad Alcamo e poi a causa del vento si è spinto verso la zona Fastuchera. Per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna. È stato domato l'incendio che da ieri ha colpito la nostra bellissima montagna, ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi, e per tutta la notte le fiamme hanno interessato una vasta zona del Monte Bonifato lambendo le case, ma grazie all'intervento coordinato dalla Prefettura e dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale si è riusciti a sventare ogni pericolo per le abitazioni. Ancora stamattina, ha proseguito il sindaco Surdi, i Canadair sono in funzione per bonificare le aree e spegnere gli ultimi focolai. Si è svolta ieri presso l'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo la cerimonia organizzata dal Ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Falcone, in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Alla cerimonia erano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto al Governatore Nello Musumeci ed ancora Maria Falcone, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Alla caserma Lungaro poi, sede del reparto scorte della Questura di Palermo, c'è stata la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide dei caduti nelle stragi, la scopertura di una teca in cui sono conservati i resti della Fiat Croma quarto Savona 15, l'auto di scorta del giudice Falcone. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato due persone. Sentiamo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato un 45enne ed una 47enne, entrambi pregiudicati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale. In particolare la coppia è stata fermata dai militari operanti durante un posto di controllo mentre si trovava a bordo della propria auto. L'atteggiamento dei due ha da subito insospettito i carabinieri, erano infatti entrambi in modo particolare nervosi. La donna, palermitana, asseriva di non avere con sé documenti di identità nella borsa, mentre l'uomo stava usufruendo di un permesso premio poiché detenuto presso la casa circondariale trapanese. I militari quindi hanno effettuato una perquisizione sull'auto e sulla persona.
I militari hanno trovato così 100 grammi di hashish nascosto all'interno della borsa della 47enne. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata per aver reso false dichiarazioni riguardo le proprie generalità, mentre l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dell'udienza di convalida, la competente autorità giudiziaria ha sottoposto la donna alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo, mentre l'uomo è rientrato nel carcere di Trapani. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Gli agenti della squadra volante del commissariato di polizia di Mazara, nei giorni scorsi intervenuti presso un ristorante del centro mazarese, hanno arrestato nella flagranza dei reati di furto in esercizio commerciale e resistenza a pubblico ufficiale un trentenne tunisino. L'uomo avrebbe rubato un cellulare e un portafoglio a un cliente del ristorante. L'uomo è stato poi inseguito e bloccato non molto distante dal luogo del furto. Durante le fasi dell'identificazione, l'extracomunitario, visibilmente agitato, si rifiutava di fornire le proprie generalità ai poliziotti, scagliandosi contro di loro e cercando di colpirli con pugni e calci. Avrebbe tentato di afferrare la pistola di uno degli agenti. Per il tunisino, quindi, è scattato l'arresto. La polizia ha accertato inoltre che l'uomo era senza permesso di soggiorno. Durante l'udienza di convalida, il trentenne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Prosegue a Pantelleria l'attività vaccinale pediatrica, l'ha resa noto l'ASP di Trapani in considerazione dell'attenuarsi dello scenario di rischio dovuto all'emergenza pandemica. La direzione dell'ASP di Trapani ha stabilito a partire da oggi la programmazione delle attività vaccinali obbligatorie e non rivolte ai soggetti in età pediatrica. Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 12:30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, nel presidio di igiene e sanità pubblica di Pantelleria, che si trova nelle vicinanze dell'ospedale. Il presidente Mattarella ieri ha visitato l'hub vaccinale della Fiera di Palermo. Sentiamo una dichiarazione del presidente della regione Musumeci. Abbiamo sottolineato al presidente della Repubblica come la Sicilia si sia intestata una iniziativa, poi ripetuta in altre parti d'Italia, quella di assicurare il vaccino, quindi la possibilità di immunizzarsi anche ai cosiddetti emarginati, ai senza tetto, ai senza fissa dimora, a coloro cioè che neppure sapevano di avere diritto al vaccino. È stata una bella testimonianza di solidarietà e di sicurezza, ha sottolineato il Capo dello Stato. Oggi abbiamo un centinaio di punti vaccinali nell'isola, distribuiti nelle 9 province, a parte gli hub principali nelle città capoluogo e in alcuni centri di particolare rilievo, ed è importante sapere che da qualche giorno, da una settimana, la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni. Adesso aspettiamo una gran quantità di vaccini per poter continuare in estate quest'opera di immunizzazione che coinvolgerà anche gli stabilimenti balneari, i farmacisti, ha già coinvolto i medici di famiglia, oltre 33.000 somministrazioni soprattutto alle persone anziane. Come sapete, abbiamo allargato la nostra platea anche agli abitanti dei comuni montani, dei piccoli comuni montani, ma stiamo allargando anche ai comuni meno piccoli. Insomma, tutto quello che sarà possibile fare, faremo per mettere al sicuro almeno il 70% della popolazione, che secondo la scienza dovrebbe poi determinare
la cosiddetta immunità. Il presidente Enzo Suriano ha convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale di Marsala per la sessione dedicata al bilancio. Il Consesso Civico Marsalese si riunirà oggi e domani alle 16 nella sede di Palazzo 7 Aprile in videoconferenza. All'ordine del giorno il programma triennale delle opere pubbliche, il DUP, il bilancio di previsione 2021-2023, il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia ha incontrato nei giorni scorsi a Catania, nella sede della regione siciliana, il presidente Musumeci. Nel corso dell'incontro è stato siglato un patto di fine legislatura. Sentiamo. Il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia ha incontrato nei giorni scorsi a Catania, nella sede della regione siciliana, il presidente Nello Musumeci. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato i deputati regionali Angela Foti, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo e Sergio Tancredi, è stato siglato un patto di fine legislatura su precisi punti programmatici che vedono la convergenza tra il governo regionale e il gruppo parlamentare. Tra gli obiettivi si legge nella nota del gruppo parlamentare di Attiva Sicilia la riforma degli IPAB regionali, della gestione dei rifiuti, dei consorzi di bonifica, l'abrogazione della sfiducia consigliare ai sindaci, la modifica della normativa sulla gestione dell'acqua pubblica ed ancora l'istituzione di un circuito regionale di finanza complementare. Al termine dell'incontro una dichiarazione è stata rilasciata dal parlamentare mazzarese Sergio Tancredi. Oggi è un momento importante, il nostro gruppo è sempre stato un gruppo propositivo, dando sempre delle indicazioni costruttive per il bene della nostra regione e oggi stabiliamo dei punti fondamentali per arrivare a concludere in maniera più che degna questa legislatura. In tempi passati avevamo già parlato di un foglio bianco e due penne per creare le condizioni per far ripartire questa regione. Oggi quel foglio bianco lo abbiamo riempito. E in merito al patto di fine legislatura si registra una dichiarazione della deputata regionale Valentina Palmeri. La scelta fatta dai miei colleghi semplicemente non corrisponde allo spirito di piena indipendenza che ha contraddistinto il mio percorso politico, scrive in una nota. Per tale ragione non ho preso parte all'incontro, sottolineo che resto all'interno del gruppo da indipendente come concordato già e che ribadisco in quanto rappresentante dei Verdi Europa Verde la Sicilia ha bisogno di una sua battaglia ambientale netta, chiara e concreta su cui Attiva Sicilia si è già impegnata. Perseguirò tutte le battaglie che hanno ispirato la mia attività politica e che mi hanno caratterizzata sin dalla prima legislatura. Continuerò a confrontarmi con tutto il Parlamento e ad appoggiare tutte quelle proposte che riterrò utili e necessarie per i siciliani e per il territorio. Prosegue ancora la Palmeri, libera da vincoli di opposizione preconcetto o di appoggio incondizionato a proposte anacronistiche se non dannose per la nostra Sicilia. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Trapani riparte, vele al vento. Mercoledì alle 12 presso il Palazzo Comunale Sala Sodano si terrà un incontro pubblico con la città, enti ed operatori per fare il punto sull'intesa strategica, opere in corso, progetti e visione del futuro volte a rilanciare il sistema portuale della città di Trapani. All'incontro saranno presenti il sindaco Giacomo Tranchida e Pasqualino Monti, presidente dell'autorità del sistema portuale per la Sicilia occidentale. Siamo allo sport e calcio, campionato di eccellenza, vediamo i tabellini della nona giornata del girone A. Campionato di eccellenza, girone A, i risultati della nona giornata. Agragas Marsala 9-0, Canicatticus Palermo 5-0, Folgore Don Carlo Misilmeri 1-0, Nissa Mazzara 2-1, San Cataldese Oratorio San Ciro 4-0.
La classifica: San Cataldese 23 punti, Agragas 20, Nizza Mazara 17, Folgore 13, Canicattì 12, Don Carlo Misilmeri 11, Cus Palermo 7, Oratorio San Ciro 4, Marsala meno 1. Il Mazara dunque chiude al terzo posto questo mini campionato di eccellenza. Il torneo adesso proseguirà con due triangolari. Il Mazara se la vedrà con San Cataldese e Canicattì. Nell'altro triangolare ci sono invece Agragas, Nizza e Folgore. Domenica prossima si affronteranno San Cataldese e Canicattì, mentre il Mazara riposerà. Ma sentiamo la dichiarazione di ieri di mister Dino Marino. Per chi mi conosce sa che dico sempre la verità, sono molto obiettivo. Quando la squadra gioca male dico che gioca male, quando meritiamo di perdere dico che meritiamo di perdere. Oggi il Mazara meritava di vincere con largo 5-6 gol di scarto minimo. Abbiamo fatto 3-4 occasioni limpide al primo tempo, 3-4 occasioni limpide, quando parlo limpide, limpide significa limpide. Però nel calcio chi non mette la palla dentro perde, non c'è alternativa. 1-0 per noi, una punizione al limite, Prestia fa il gol del fuoriclasse, il portiere mio non ci poteva fare niente, quindi... Sono partite che tu devi vincere, devi mettere palla dentro e finirla lì, però alla fine della classifica del risultato non cambia niente. Sono molto amareggiato, molto deluso, perché sono uno che voglio sempre vincere, indipendentemente se la classifica conta o non conta. Ripeto, c'è stata solo una squadra in campo, sia nel primo e nel secondo tempo, il Mazara. Poi bravo Prestia a mettere la palla nel 7, da lì in poi 1-1, poi arrivavano i risultati agli altri campi, quindi ho fatto esordire il portiere Brian, non ha mai parato. Ho fatto esordire un 2004 che non ha mai giocato, ho fatto esordire un 2005 che non ha mai giocato, cioè alla fine poi ho fatto 4-5 cambi dove i ragazzi non hanno mai giocato. E giocheremo contro, mi sembra, se non vado errato, con la San Cataldese che è arrivata prima e il Canicattì che è arrivata ultima, diciamo. Quindi prima, terza e sesta. Chi è la più brava andrà avanti, ognuno a casa sua fa quello che vuole, per carità. Già alla vigilia era un miracolo arrivare dove siamo arrivati. Siamo arrivati terzi, onore a questi ragazzi, ripeto, onore a questi ragazzi, meritano veramente la lode per quello che hanno fatto, per queste 9 partite che hanno fatto. Oggi meritavano di vincere con tanti gol di scarto, abbiamo perso, ripeto, però ora testa alla partita che ai triangolari. Tra 15 giorni, perché noi sicuramente, per come ho capito bene, se non ho capito bene, la prima partita riposeremo e giocheranno la prima e sesta. Siamo in chiusura. Per la programmazione sulla nostra emittente vi ricordo che alle 21.30 per il ciclo Stasera a Teatro trasmetteremo la commedia Non ci crio ma mi scanto a cura della compagnia teatrale Luigi Capuana. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.